quando Duisenberg afferma di essere proprietario, dice una cosa che non è vera e su questo falso realizza la trasformazione dei popoli europei da proprietari in debitori del loro denaro. Pronto? Sì, io vorrei che lei campasse 200 anni e non 100. Grazie. E le spiego perché. Perché lei quando parla di truffe internazionali delle banche centrali, lei sicuramente si sta esponendo anche a tanta critica internazionale di gente, ma sicuramente quello che è il mio pensiero, che tanta gente non conosce politicamente, cioè economicamente, lì si sta sforzando sicuramente per cercare di far capire a noi che stiamo qui a sentire il suo programma, che sicuramente è interessantissimo, che sicuramente queste persone che fanno rapine e che sono hanno consolidato il loro potere, sicuramente la lasciano parlare finché lei non dà troppo disturbo. Dal momento in cui lei comincia a incalzare e quindi la gente comincia a capire, lei sicuramente sarà un disturbatore e non so, insomma, le conclusioni personali. Grazie. Prego, prima di me ci sono stati altri casi che hanno affrontato questo problema. Uno di un problema che io ho ricordato nel mio ultimo libro, è due casi sono significativi. Lincoln. Pronto? Scusate. Dunque, Lincoln, quando aveva visto che il momento in cui aveva fatto la legge bancaria per fare la guerra contro il Sud, aveva bisogno di armi, quindi di soldi. Allora si rivolse ai banchieri. I banchieri gli dissero: se noi ti dobbiamo dare i soldi, tu ci devi consentire di fare un prestito, di emettere moneta più di quanto sia la riserva d'oro. E fece la legge bancaria americana con cui autorizzò le banche a emettere una quantità di moneta carta anche se non era coperta, per il 40%. Quindi col 60% di oro depositato loro potevano creare il 100%. Per il 40% i banchieri cominciarono a creare moneta di costo nullo di cui si appropriavano perché la prestavano, perché era oltretutto senza. Allora che cosa è successo? Che dopo la guerra lui decise di revocare la legge bancaria americana, perché aveva capito che aveva regalato la sovranità politica ai banchieri, come oggi è. Oggi i politici sono i camerieri dei banchieri, come giustamente ha dimostrato Pound, che se voi mettete di fronte un governatore della banca centrale, un capo di governo, il capo di governo può chiedere o non chiedere denaro in prestito, il governatore della banca centrale può concedere o non negare in prestito tutto il denaro che vuole, quindi il politico è il cameriere del banchiere, ma non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono altrimenti. Quindi una volta che abbiamo capito questo, quando Lincoln decise di revocare la legge bancaria americana, il giorno dopo fu assassinato. E c'è il Berners, un economista inglese, che ha scritto un piccolo saggio in cui lui mette in evidenza che Lincoln fu assassinato proprio perché decise di togliere la proprietà della moneta ai banchieri, alle banche centrali. Non solo, ma recentemente Chiesa Viva, che è una rivista cattolica che si stampa a Brescia, molto coraggiosa e molto intransigente, a un certo punto ha riportato due immagini, due biglietti da un dollaro, dove sul primo c'è scritto United State Note e sull'altro c'è scritto Federal Reserve Note, qua c'è scritto proprietà dello Stato su quella e su quest'altra Federal Reserve Note, nota di proprietà, banconota di proprietà della banca, nella prima banconota di proprietà dello Stato. Perché è stato ucciso Kennedy? Perché voleva sostituire alla moneta proprietà di banca la moneta proprietà di Stato. E qui ci stanno le due fotografie dei biglietti di banca che erano stati programmati e preparati da Kennedy. Quando i banchieri si accorsero che lui aveva fatto questo, il giorno dopo fu assassinato. Analogo caso del Lincoln. Qual è il caso mio? Io mi sono mosso in un modo diverso. Io non ho detto, come ha detto Kennedy, la moneta proprietà dello Stato, no, la moneta proprietà del portatore. Sapete che vuol dire? Il portatore non ha confini. Il portatore è
la collettività degli uomini vivi, quindi non è il fantasma giuridico dello Stato costituzionale inteso come concetto astratto senza contenuto umano. Io mi sono rivolto agli uomini vivi, proprietà del portatore. Noi abbiamo guardato a mettere i soldi nelle brache del popolo. E allora, quando uno parla non in nome dello Stato, come ha fatto Kennedy, ma in nome del popolo, la gente capisce che se a me mi fanno la pelle, i padroni del denaro sono quelli che mi hanno fatto la pelle, e si può imbrogliare tutto il mondo per una parte del tempo, o una parte del mondo per tutto il tempo, o una parte del mondo per una parte del tempo, ma non si può imbrogliare tutto il mondo per tutto il tempo. La novità della rivoluzione che è nata con il CIMEC è che è una rivoluzione per sua natura di dimensioni mondiali, perché noi stiamo a rivendicare a favore di tutti i portatori la proprietà della moneta. E allora si capisce la battuta fatta dal sindaco di Guardiagrele, il quale ha detto: qua il coraggio ci vuole non a sostenerla questa teoria, ma a mettercisi contro, perché può darsi che le spinte rivoluzionarie causino per la prima volta la fine del dominio della grande usura, che è quello che noi vogliamo. Noi vogliamo la moneta proprietà contrapposta alla moneta debito. Io ai popoli glielo domandiamo: voi che preferite essere proprietari o debitori dei vostri soldi? Questa è l'alternativa. Noi ci troviamo in tempi di democrazia, si va avanti con i referendum. Benissimo, io vorrei che adesso voi che state davanti ai televisori, voi rispondete un momento alla mia domanda. Chi vuole, chi preferisce essere debitore, alzi la mano. Io sono sicuro che tutti quanti fermi, tranne qualcheduno che naturalmente non fa parte. Pronto? Salve. Chi è che parla? Io sono del popolo. Bravo, mi fa piacere. Non ho capito. Non ha capito? No. Pezzo di merda. Va bene, è Satana qui che parla. Perché quando si sentono queste voci così assurde, è chiaro che non è più la scelta morale che conta, ma è si sente la voce che corrisponde alla definizione data da Massimo Fini, quando parla della moneta, sterco del demonio. E il demonio parla così, eccolo qua come ha parlato, perché non ha argomenti. Quando noi abbiamo ridotto all'essenziale il discorso, è chiaro che noi dobbiamo... La dignità gratuita non esiste. La dignità è un valore, è come una medaglia che ha come rovescio un costo. E il costo dipende dal senso della dignità. Noi non possiamo consentire che i nostri figli e le nuove generazioni siano messe di fronte alla scelta tra il suicidio e la disperazione. È chiaro che ho voluto sentire queste parole di questo signore, perché sono particolarmente significative. Pronto? Professore? Sì. Venga duro, mi raccomando. Venga duro. Io so quello che devo fare. Grazie. Arrivederci. Grazie. Bene. Signori, io ho chiuso questa mia trasmissione e mi conforto.